Trovati una pagina politica con il meetup Movimento 5 Stelle di noto, un argomento. Che tireremo fuori nel corso di questi nostri quotidiani dieci minuti, parleremo dell'esito delle europee e torneremo a parlare di un fatto che ha tenuto banco in questi ultimi giorni, ossia la piattaforma Rousseau, che ha visto ancora una volta la riconferma potremmo dire il trionfo di Luigi Di Maio, ci soffermeremo su un dato alquanto locale che si riconnette poi alla vicenda sui presunti. Eh, firme, sulle presunte firme eh, false e che quindi eh, parleremo anche del movimento patto per noto in città. Con noi il eh, rappresentante, l'esponente di spicco oh, del meetup Movimento 5 Stelle di Noto, Michele Castobello. Ben trovato. Ben trovato a te Vincenzo, salutoni <ride> anche a chi ci ascolta e voglio subito sottolineare che io non sono l'elemento di spicco io sono come Ma tutti gli altri l'ho detto io che se è un elemento di spicco sì, so, per cui per te però non è così e <ride> eh, sì eh. Pure la prima domanda, cosa... Ma ecco, parlare innanzitutto di questo risultato delle europee che diciamola tutta non è stato un risultato brillante. Vero è che in occasione di ogni elezione, eh, sia locale, regionale, nazionale, europee sentiamo un po' tutti dire abbiamo tenuto, non abbiamo perso, abbiamo mantenuto, siamo stati, cioè non c'è mai uno sconfitto, sono tutti vincitori. No, Nel eh, caso no, del no, Movimento no, 5 Stelle, no, è sbagliato dire che abbiamo vinto perché. Palese la sconfitta. Il 17% è una sconfitta se vogliamo paragonarla naturalmente alle elezioni politiche del 4 marzo di, del 2018. Eh, però se vi faccio un paragone con le elezioni europee non è proprio una sconfitta. Diciamo che c'è stata una perdita di tre eh, europarlamentari. E non 13 come il PD, è il PD che grida alla vittoria, mentre in effetti la, la sconfitta vera l'hanno subita loro. Noi ci siamo diciamo, difesi decentemente. È chiaro che questa difesa, è molto travagliata, avendo uh, di fronte. Un, uh, i media tutti contro perché i media non ci hanno aiutato per niente proprio oggi leggevo le spese che si sono sostenute eh, sulle piattaforme dei social per sostenere appunto questa campagna elettorale. Chi ha speso di più in questa campagna è proprio il PD, in seconda posizione abbiamo il Partito Democratico, poi abbiamo Forza Italia, noi siamo in quinto e in sesta posizione, con una spesa irrisoria, anche perché non abbiamo noi fondi per poter eh, affrontare una vera e propria campagna elettorale. E quindi noi non abbiamo avuto una vera campagna elettorale sui social, abbiamo avuto contro i media tutte le televisioni compresa la RAI e a questo punto la sconfitta diciamo che era quasi eh, scontata. Eh, io non mi sento personalmente, di grazia mia, personale, non mi sento per niente uno sconfitto, mi sento un guerriero e eh, continuerò a lottare come ho fatto dal 2011 ad oggi perché eh, la, il Movimento 5 Stelle eh, eh, non ha nulla da temere, non, ha, eh, mai, eh, non è stato mai preso con le mani nella marmellata come qualcuno spera che prima o poi succeda, questo assolutamente no. Eh, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo ristrutturare il movimento perché il movimento non può essere liquido ma deve essere qualcosa di solido, qualcosa che si tocchi e naturalmente eh, bisogna lavorare molto di più sul territorio e non uh, solamente nel momento in cui c'è da eleggere qualcuno Scusami Michele, come fa un partito che in Italia ha la maggioranza eh, ad avere contro la stampa ad avere contro quindi eh, pezzi della RAI ad avere contro pezzi del, eh, di, media, di Mediaset, di La7 di tutte le televisioni fino anche, anche alla carta stampata come fa? Cioè un infatti, partito infatti, che ha vinto Infatti questo è quello che io eh, sottolineo, mi meraviglio tantissimo. Capisco la sette che è nel PD perché eh, il proprietario praticamente è. Mh... Non, non voglio usare termini cattivi ma comunque al ah, servizio del PD poi la, eh, Mediaset è a servizio di Berlusconi quindi eh, già è scontato anche quello un contro la RAI invece mi preoccupa un cioè, po' un servizio pubblico come fa eh, ad infatti, essere la RAI mi preoccupa un po' perché la RAI praticamente non ha dedicato molto spazio al Movimento o meglio molto spazio al Governo perché è un conto è il Movimento, è un conto è il Governo il Governo praticamente è stato sempre attaccato lo vediamo in tutti i servizi eh, Giornalieri, si inizia con la bella notizia del, del governo e si finisce quasi sempre con le brutte notizie per sottolineare che questo governo non va. Cosa ha determinato oh, il sorpasso della Lega nei vostri confronti? Beh, sicuramente l'ho detto poco fa, la spesa per la comunicazione. Noi non siamo stati bravi a comunicare e non siamo ancora bravi a comunicare. Comunicare è l'arma vincente per un, un movimento politico, soprattutto comunicare ciò che si è fatto e non ciò che si deve fare. Perché ciò che si deve fare, capisco benissimo, che scioglie del tempo, anche perché sciogliono i cosiddetti soldini. E abbiamo due viceministri uno che lavora senza soldi e uno che lavora invece con i soldi, ed è ancora più difficile lavorare in quel senso là. Mentre è più facile fare degli slogan ed ecco che ottiene più visibilità in questo senso. Ma poi vogliamo vedere le cose, i fatti, che non si vedono fino a questo momento. Però scusami, tu dicevi. E comunicare e informare, però ecco, per, fare, per fermarci solo ad un aspetto che riguarda il Movimento 5 Stelle, dalla vostra parte avete Paragone, c'è Casalino, c'è anche il Carelli, quindi è gente che ha comunicato e che è grande è comunicatore e che sanno fare informazioni, quindi avete dalla vostra parte degli elementi così importanti, eh, pezzi della informazione, forse non sono stati incisivi, quindi diciamo che non è colpa del Movimento ma è colpa di questi soggetti che non no, sanno no, no, influenzare, no. non influiscono sull'operato della gente. No, perdonami Vincenzo, no assolutamente, abbiamo sì gli elementi, ma non abbiamo gli strumenti, è diverso, mancano gli strumenti, gli elementi ci sono per comunicare, per trasmettere, per eh, dire che cos'è veramente il movimento, che è un'anima pulita, nobile, eh, che vuole veramente il cambiamento. E lo vediamo tutti i giorni il taglio dei, dei parlamentari lo vediamo in tutte le, le iniziative che si portano avanti il problema è proprio questo che ci sono gli elementi ma non ci sono gli strumenti, gli strumenti è quello che ci vogliono. molti dicono che il fatto quotidiano è dalla vostra parte, non è vero, il fatto quotidiano ogni tanto qualche scappellotto anche pesante lo dà al movimento non abbiamo una eh, mi, ma anche eh, il bello dell'informazione sapere che... Me, meno, ma... male, meno male magari tutti i giornali fossero come <susk> il fatto quotidiano, magari io me lo augurerei, purtroppo non è così purtroppo solo il fatto sa fare i giornali il resto invece no, lo vediamo con il Corriere della Sera, con la stampa, lo vediamo con tutti gli altri giornali che puntualmente, giornalmente sono contro il Movimento 5 Stelle. Una battuta sulla piattaforma Rousseau, è stato un trionfo lo possiamo definire tale per Luigi Di Maio oppure anche lì ha perso un po' di terreno visto che poi non è stato quel plebiscito che ci si aspettava no, il no, 78%, no. 78 Comunque è un buon risultato. È chiaro che all'interno del Movimento 5 Stelle ci sono diverse anime: c'è l'anima di sinistra, l'anima di destra e l'anima di centro. Queste anime bisogna metterle un po' insieme e quel 20% che ha votato contro. Um, di Mai non ha votato contro Di Maio ha votato contro una parte di Di Mai, perché poi per il resto sono contenti e felici per quello che fa. E evidentemente la piattaforma ancora funziona invece e questo lo voglio sottolineare: perché quando si fa una domanda gli iscritti rispondono um, in massa. 52.000, se non ricordo male, hanno risposto a quel, a quel quesito: oltre, oltre, oltre 52. 52.000. 52 <ride> Io personalmente ritengo ehm, Di Maio un ragazzo validissimo, lo conosco sin dalla sua nascita. Ci siamo incontrati già nel 2012 a Paghino, ci siamo incontrati anche in altre situazioni. Un ragazzo validissimo, intelligente e molto preparato, questo sì, lo posso sottolineare. Poi chiaramente, come tutti noi, facciamo degli errori, e gli errori in questo caso l'abbiamo pagato con le europee. Però questo non vuol dire, ripeto, che bisogna abbattersi, cadere sì, ma rialzarsi immediatamente. Non ti faccio domande sul rapporto Lega-Movimento 5 Stelle perché è un argomento che tutti i giorni riempie pagine dei giornali, seppur devo dire che è veramente ho un, una particolare predisposizione per la politica che porta avanti, lo voglio definire non un vostro rappresentante, ma lo voglio definire come una istituzione importante che è il Presidente della Camera. Sì, sì. Eh, volevo concludere invece con un aspetto molto più locale eh, che riguarda uh, la, uh, ciò che sta avvenendo a Palazzo Lucezio alla luce di questo avviato processo nei confronti del fondatore della lista uh, Patto. Per noto c'è anche un vostro documento, certo. una presa di posizione su questo tema? Beh, una presa di posizione politica e doverosa, devo dire. Eh, si aspettava comunque il 31 maggio l'apertura del processo e noi siamo stati i primi, devo dire, a chiedere eh, conto, a chiedere. La, fare gli accessi agli atti per visualizzare le firme di tutti i partiti non solo di quello del, del Cutrera e mh, ci siamo ritrovati invece una sorpresa nel momento in cui abbiamo chiesto questa cosa l'ha fatto il nostro deputato Stefano Zito che è il deputato appunto a fare questa operazione siamo, ci siamo trovati una sorpresa che la lista di Cutrera è già stata sequestrata dalla magistratura e quindi qualche dubbio ci è venuto è chiaro che tutto deve essere eh, rimesso nelle mani della giustizia, nessuno è il colpevole fin quando non c'è certo. una sentenza. Aspettiamo con molta onestà, voglio dire con molta tranquillità l'esito del, 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 del processo, ma nulla di ciò ne, non si addita a nessuno colpevole fin quando non è. Ma credo che sia una presa di posizione da parte di tutti, fin quando non c'è una certo, sentenza. Certo, certo. Assolutamente. Grazie Michele, siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento. Con noi, eh, Michele Castobello, io in apertura ho detto elemento di spicco, o sta a voi dire se in effetti quella mia precisazione iniziale trova conferma oppure no. Grazie ringrazio, a Michele, grazie a tutti i quali ci hanno ascoltato, grazie a quanti ci avete seguito. L'appuntamento è per domani.